E viviamo un momento che è importante per tutti noi, è importante per il nostro futuro, è importante soprattutto per la Lega, per il nostro movimento. Questi, ricordavo ieri, era il 2002, l'altro congresso, in questi anni c'è stato tanto, ci sono state tante vittorie, ci sono state tante sconfitte, ci sono stati momenti belli e ci sono stati momenti meno belli, soprattutto ultimamente. Ma c'è una cosa che non vi spiego. Ultimamente, girando per le sezioni, anche con i giovani, devo dire che vedevo un'area di sconforto, gente demoralizzata, gente che non ci credeva più. E io non riesco a capire il perché. Noi, se vogliamo cambiare, se vogliamo essere rivoluzionari, la prima cosa da fare è ritrovare l'orgoglio dentro di noi, l'orgoglio. E attenzione, non un orgoglio campato per aria, ma un orgoglio dovuto al fatto che dobbiamo non dimenticarci di quello che siamo stati fino a questo momento. Perché se anni fa la maggior parte del popolo ci avesse ascoltato, adesso non sarebbe solo diversa l'Italia, perché sarebbe divisa, ma sarebbe diversa tutta l'Europa. Provate un po' a pensare chi diceva tanti anni fa che con una tassazione di questo tipo lo Stato sarebbe fallito. Chi lo diceva? La Lega. Chi diceva tanti anni fa che l'immigrazione non era una risorsa, non era una risorsa ma un costo, e quella islamica in particolar modo è un pericolo? Chi lo diceva? La Lega. La Cina, con la sua concorrenza sleale, avrebbe devastato il nostro sistema produttivo. Solo la Lega lo diceva. Chi diceva che la Turchia non deve e non doveva entrare in Europa? Solo la Lega. Qualche alleato che sarebbe meglio chiamare nemico un po' meno lontano vuole la Turchia in Europa, chiariamoci. E soprattutto, chi diceva tanti anni fa, mentre quattro vecchi, bavosi tecnocrati italiani brindavano, che l'euro ci avrebbe distrutto? Solo la Lega! E allora dobbiamo tornare a essere orgogliosi di quello che siamo stati. Orgogliosi! Se qualche cretino ha sbagliato, l'abbiamo già cacciato, non ci interessa. Noi siamo un movimento di idee. Idee che avrebbero cambiato la storia. E purtroppo la maggior parte delle persone, magari noi a volte ci siamo anche spiegati male, ma la maggior parte delle persone hanno seguito la canaglia mediatica. Non vi dimenticate mai, giornali e televisioni sono pagati da qualcuno e non sono mai nostri amici, mai. E assolutamente non ci riconosceranno mai il fatto che noi sull'euro dicevamo determinate cose e anche sull'immigrazione. Anzi, vi ricordate un anno fa, Monti, la più grande persona del mondo, ci salverà sicuramente, ci ha distrutto. E tutti i media che lo esaltavano, il grande professore, ricordo il Parlamento Europeo, solo la Lega era contro Monti. Tutti, PD, PDL, Italia dei Valori, e addirittura i comunisti lo applaudivano quando noi lo criticavamo. E ci dicevano, tornate nelle valli. Ci dicevano, i pseudo-alleati. Ebbene, allora cari amici, è evidente che dobbiamo ritrovare l'orgoglio. È evidente anche che qualcosa non funziona nel movimento. E se qualcosa non funziona, è evidente perché ci siamo un po' imborghesiti. L'aria di Roma fa male alla salute. Qualcuno purtroppo non se ne è reso conto e si è accomodato. Noi dobbiamo ricordarci che a Roma dobbiamo fare una battaglia, perché Roma rappresenta la capitale di uno Stato che è il nostro nemico. È un nemico. E per farvi l'esempio di dove secondo me si è sbagliato. Si è sbagliato per esempio sul fatto, ve la faccio breve. Noi non dobbiamo andare a Roma perché dobbiamo piazzare qualche giornalista della RAI. Noi la RAI la dobbiamo annientare, così almeno non pagheremo più il canone. Oltre a tutti i risultati contro la rete. Da quella presidenza non serve a nulla. Adesso una cosa positiva l'hanno fatta quelli dell'Europa, hanno chiuso la TV greca, io mi auguro che lo facciano fuori in Italia, così almeno mandiamo a casa un po' di raccomandati che non servono a nulla e che raramente sono del nord, e se sono del nord non amano tanto la Lega. E quindi capite bene che in questo momento così difficile noi vediamo tanti dei nostri che magari sono un po' così moderati e
Ci preoccupiamo. Ci preoccupiamo perché ci serve una Lega diversa, una Lega che ritrovi il carisma, una Lega che ritrovi la leadership. A me non interessa diventare una succursale del PDL o una succursale di Roma. Se questo è quello che dobbiamo diventare, beh, io non ci sto. A me questo non sta assolutamente bene. La Lega deve tornare ad essere la potentissima rappresentante dei popoli del Nord. E allora così che tanti ragazzi parlando hanno chiesto che venisse lanciato qualcosa, perché purtroppo troppi nelle sezioni non respiravano più l'aria della libertà. Abbiamo deciso con un gruppo di giovani amici di fare qualcosa nel nostro piccolo. Vogliamo dare una scossa a una sonnolenza e una regressione che purtroppo ormai sta dilagando in alcune parti del movimento. Noi non ci stiamo, noi vogliamo che la Lega ritorni ad essere forte, che non abbia paura. Noi abbiamo deciso che serve una reazione, ed è quello che diceva prima adesso Dami, serve una reazione identitaria. Una reazione identitaria che porti con sé pochi punti, che sia un punto di riferimento per tutti i giovani, per tutta la Lega, per quella che purtroppo nelle sezioni ho mai sentito solo parlare di litigi. Una reazione identitaria che deve avere pochi punti e chiari. Noi apprezziamo il tentativo autonomista che stanno facendo i nostri governatori, siamo convinti che sia la strada giusta, speriamo che sia la strada giusta, ma abbiamo un timore, abbiamo una paura che magari facendo rimanere solo la battaglia della macro regione poi si perda tutto il resto, e quindi vogliamo essere chiari, noi siamo per l'indipendenza del no. E questo dobbiamo sapere soprattutto i pseudo-alleati. E non dipende niente di giocare il processo indipendentista del Nord, perché verranno spazzati via dalla storia queste persone, rappresentanti di Roma. Detto questo, ovviamente dobbiamo essere chiari anche su altre cose. L'immigrazione. Ci sono 26 milioni di disoccupati in Europa. Chi non capisce che l'immigrazione deve essere bloccata o è ignorante o è in malafede. Dobbiamo fare una battaglia forte contro l'immigrazione, in particolar modo contro quella clandestina, ma nel momento in cui abbiamo i disoccupati, neppure quella regolare serve qui. E unito a questo, perdonatemi, la cittadinanza si guadagna. Non è un diritto perché magari uno passa lì per caso, fa un film di nuova cittadinanza, ma come stai? Sempre più di immigrazione, attenzione cari amici, perché in Europa io le vedo le cose come stanno andando. Bruxelles ha il 35% di islamici, ci sono quartieri dove sono la maggioranza. In Norvegia un quartiere ad Oslo ha chiesto l'indipendenza, pensate, perché vogliono applicare la sharia. Noi dobbiamo essere chiari, non possiamo tollerare che sul nostro territorio vi siano persone, istituzioni, circoli culturali, moschee che sono contro di noi. Noi non possiamo tollerare che queste persone vengano a comandare a casa nostra. Le moschee le faremo solo quando nel mondo nessun cristiano verrà torturato o perseguitato. Le vostre case quotidianamente. Quindi queste sono le persone, non tutti magari, ma tanti. Un'altra cosa, io devo dire che giustamente in questi anni abbiamo tentato la via democratica al cambiamento, abbiamo tentato di cambiare entrando nel governo, abbiamo visto che non è fattibile. D'ora in poi chi si impegnerà ad avere questa reazione identitaria ha deciso anche una cosa molto semplice, perché è troppo facile fare i programmi, poi ti arriva qualcuno che ti dà il posto e dici beh vabbè ma magari. No, noi non possiamo per nessun motivo giurare su questa Costituzione italiana e quindi non possiamo per nessun motivo entrare nel governo di Roma. Intanto che questa è la Costituzione che non rispetta i cittadini del Nord, noi non possiamo scendere a patti con loro. Guardate, un'altra cosa che mi preme
che mi preme dire basta Ciacco e via da Roma. Questo, io non sono a Roma, c'è Brattaviera che magari è a Roma. Combattete di più, combattete di più. Un'altra cosa, amici, qui siamo al congresso dei giovani padani. A me è arrivata una relazione su il calo demografico. I giovani padani purtroppo sono sempre meno. Allora, visto che ultimamente vanno di moda altre cose, noi riteniamo che per salvare un popolo, il popolo debba esistere. Non capiamo perché e riteniamo che sia importante, che riteniamo sia importante che si facciano delle politiche e partano della Lega, dalla Lega a favore della famiglia e dei figli, perché non è possibile che ci siano stati in cui vengono dati per ogni figlio 300-400 euro come succede in Belgio e qui da noi nulla e il nostro popolo muore e non ce ne rendiamo conto. Quindi prima di altre cose la priorità deve essere la famiglia e i figli. E qui l'ultima cosa, l'euro, noi questo euro non lo vogliamo, noi siamo contrari all'euro della burocrazia sovietica europea. Ci sono due strade, sicuramente non possiamo difendere questo euro, due strade. La prima è quella più semplice, tra virgolette, non ce lo permetteranno, ma noi dobbiamo combattere ed essere chiari su questo, e ritornare alle monete nazionali, magari monete nazionali padane. La seconda è quella di fare un doppio euro, era quello che diceva la Lega, lo diceva nel 96-97, mentre Prodi e Ciampi, i grandi padri della patria, festeggiavano, noi chiedevamo di fare un euro a doppia velocità, ma assolutamente questo euro non ci costa bene. E quindi capite bene che siamo in un punto snodale, siamo in un punto fondamentale. La reazione identitaria è lanciata perché la Lega, i leghisti, i cittadini che stanno aspettando la Lega lo vogliono. Io credo che questa scossa si farà sentire nel movimento, perché serve una scossa per risvegliare dal sonno, un movimento che, a cui noi tutti dobbiamo molto, che amiamo. Ma dipende da voi decidere se volete combattere o se vi siete già resi alla canaglia di Roma, alla canaglia di Bruxelles. Dipende da voi. Dipende da voi e dipende dal vostro cuore, dipende da cosa c'è scritto. Io sono convinto di una cosa, noi abbiamo letto nei nostri cuori e penso che in tanti qui dentro possano leggere le stesse parole. Noi non siamo alla fine di un ciclo, noi siamo all'inizio di un ciclo dove dei nuovi guerrieri andranno a combattere. Una cosa è sicura, non so se vinceremo, ma grideremo sempre bandiera bianca mai. Ma dai,